vabbè, fammi vedere se... Festa di la mamma, dove c'è il 94? Cara mamma, ti voglio tanto bene, ho della tua festa e spero che tu sarai contenta. Ti ringrazio di avermi dato la vita. A me dispiace molto vederti lavorare, io ti aiuterò per quello che posso e lo farò volentieri. Se tu non ci fossi col tuo sorriso, io sarei molto triste. Ti voglio molto bene, mamma, bacioni da Carmen. Forza con la poesia. Adesso il disegno. Papà piscina, allora, questo. Sì. Bene. Va bene. Poi lo fate dire. Questo. Avvicina, papà. Sì, avvicina. E questo. Vabbè, sono tutti cuoricini. Va bene. Allora, adesso sono pronti con le poesie. Presenteremo prima Miriam che dirà la poesia della mamma. Allora, un applauso a Miriam se non viene. Di bene però, Subito. Forza. Madre mia, la tua dimora nel mio cuore è uguale al cielo azzurro all'immenso mare. Solo tu, madre mia, sei la mia immortale primavera che amo tanto. Miriam è stata bravissima. Dì la poesia. Adesso dirò la poesia io. Allora. Immagine della mia mamma, dite un'immagine che vive solo nel mio cuore. Là i rimedi sono così puri che tu sei senza età. Là non puoi parlarmi senza muovere le labbra. Puoi guardarmi senza aprire le palpebre. Quando qualche dolore mi aspetta sulla strada, io lo capisco dal tuo cuore che batte contro il mio. Adesso si faranno... Ma Cristiano, la dice la poesia. Adesso, da poco, dopo quella della Cristian, si faranno vedere i regali che abbiamo regalato a mamma. Pronto? Io ho regalo questo figlio che lo prendeva così bene il bambino è un po' birbantello, però lo presenteremo con il regalo dopo e dirà la poesia della mamma. Ecco voi Cristian e la professoressa Carmen con la compagna. Un applauso, grazie. Grazie. A me non sto dimandando. Che adesso qui, dai. Sto aspettando. Sta spento. La luce sta accesa. No, quello è. Tu hai ripreso quando sta a parlare Miriam? No. Sì, sì. Ok, questa poesia. Chiamo Cristiano. Cristiano, io non dice la poesia. Vabbè, ti facciamo la poesia. Mamma ti dice scusa. No. Mamma, se non dici, tu non la vedi perché non ci sta mai? No! E perché? La vedi, hai già rovinato. Mamma, spendi l'acqua. Fammi vedere che roba è, fammi vedere. Qua c'è. Fammi vedere che roba è. Per favore accendi. No! Papà sta acceso? Sì. Allora, primo regalo fatto da Cristian e Valmigiani. Tutto di casa. La ricorda la poesia di Cristian. La deve dire lui, no? Ecco,
scritta col dire non la lettera. Ma cioè, se fosse... Io c'è la lettera, davanti c'è questo. Ecco, questo è il regalo di Cristian. Passiamo al secondo regalo, che tra un attimo si farà. Papà, aspetti un attimo. Ehi, mi fanno vedere queste cose che devo andare... Prima... No, prima. Dopo c'è una cornice e fiori secchi, fatta di terra cotta, con la letterina, questa qua, con la pianina parmigiana. Dopo... un momento. Ok, ammi. Dopo c'è una fragola molto attenzione. Qui c'è papà, vicino amore. Sì. Qui c'è il gancetto, si vede qua. Sì. Qui c'è il gancetto. Qui si attaccano le vesine a queste due cose e si attacca non così, così. Questa è la portata parmigiana di Carmen. Poi c'è per Raisa una bamboletta che ha in mano. Vabbè, questa è piccolina e Raisa ci dirà qualcosa sulla mamma che si vedrà, però io non dovrei dire. Ti dico forte, ti voglio tanto bene, e tu sei una bambina bellissima, perché ti voglio bene. E allora ti regalo questa bamboletta. Io vado a fare la passeggiata e tu sicuramente vai a comprare il denaro. E ti voglio tanto bene. Basta che la lista. Ciao, mamma, ti voglio bene.